nell'anno che si è appena concluso, un forte segnale di unità e di innovazione è stato lanciato da una piccola isola incantevole, Procida. La cultura non isola, hanno proclamato. La cultura, infatti, unisce e moltiplica. È una forza dei campanili, quella di sapere unire e non dividere le energie. Voi raccogliete nel nord del nostro paese lo stesso testimone di Procida, a conferma dell'unità che rafforza l'Italia. Quando all'Assemblea Costituente si discusse se inserire la promozione della cultura tra i principi fondamentali della nostra Carta, non mancarono dubbi e qualche resistenza. Ma la Repubblica si assunse solennemente questo impegno, quel compito, e comparve l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Vi si è da recente aggiunta la difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. Il procedere della nostra storia ha dimostrato quanto il peso e il valore della cultura siano divenuti determinanti per il progresso del nostro popolo. Fu una scelta lungimirante, di grande visione. Lo ricordiamo con riconoscenza. A 75 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione. La cultura è strettamente connessa con la libertà di studio, di ricerca, di espressione del proprio pensiero. Ce lo ricorda ancora una volta la Costituzione. L'arte e la scienza sono libere, recita l'articolo 33, mentre l'articolo 21 dispone il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. L'esercizio che Brescia e Bergamo, capitale della cultura, si apprestano a intraprendere è quindi un grande esercizio di libertà. Qui guarderà l'intero paese. L'augurio che rivolgo a Bergamo e a Brescia, capitale, e ai loro cittadini, è di essere protagonisti di un nuovo dialogo con l'intera Italia e che guardi all'Europa. Ringrazio tutto l'equipaggio, particolarmente per quello che qui state facendo nel Mediterraneo, perché nel Mediterraneo, l'operazione Mediterraneo Sicuro, nel Mediterraneo viaggia la stragrande maggioranza dei nostri interessi nazionali. Questo per noi è un territorio cruciale e particolarmente io, diciamo in rappresentanza dell'attuale governo italiano, credo che il lavoro che state facendo sia estremamente strategico perché noi, come avete visto, stiamo tornando a proiettare prioritariamente l'Italia nel Mediterraneo per i suoi interessi strategici. Ma se non ci fosse il vostro lavoro di pattugliamento, di lotta ai traffici illegali, di difesa e monitoraggio delle infrastrutture strategiche, quindi un lavoro a 360 gradi fondamentale, noi non avremmo le precondizioni per fare il lavoro che vogliamo fare. Quindi il grosso del lavoro lo fate voi e noi alla fine cerchiamo, diciamo, di mettere quello che manca e di fare la nostra parte. Il tempo è denaro, quindi prima arriva l'autonomia, meglio è per tutta Italia, soprattutto per quei cittadini del centro e del sud che con una gestione burocratica e statalista hanno servizi lontani da quelli che ad esempio hanno i cittadini lombardi. Perché il problema vero, penso ad esempio alla sanità, se ogni anno vengono a farsi curare, operare negli ospedali lombardi quasi 200.000 cittadini di altre regioni italiane, e perché nelle altre regioni qualcosa non funziona. Prima, Possiamo aspettarci un ok del CDM entro la primavera? Entro entro l'inverno. la fine Sì, dell'inverno. assolutamente. Ogni giorno è importante per la soluzione della crisi, le prossime settimane, i prossimi mesi saranno importanti perché è cambiato l'atteggiamento russo, è cambiata la tattica russa, sono cambiate anche le persone che si occupano di gestire da parte russa militarmente le operazioni in Ucraina, per cui probabilmente nelle prossime settimane si aggiungeranno agli attacchi missilistici, una nuova, purtroppo ondata di attacchi, sul
su terra, quindi verranno immesse nuove truppe, ricordiamo che la Russia ne ha formate oltre 300.000 nuove reclute, nuove armi, per cui l'Ucraina si prepara a un peggioramento di quello che è stata la guerra rispetto agli ultimi mesi, dove la parte principale è la parte di attacco missilistico. Non cesserà quella missilistica, ma rischia di aumentare in modo esponenziale quella terrestre, per cui oggi le nazioni che stanno aiutando l'Ucraina si sono ritrovate per vedere come possono aiutarla a sopportare questo inasprimento del conflitto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la modifica della legge Cartabia e il disegno di legge delega previsto nel PNRR in favore delle persone anziane. Nel processo penale sono state introdotte le norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza. Non occorrerà più la querela per i reati per i quali sia contestata l'aggravante del metodo mafioso, della finalità di terrorismo o di eversione. Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri è stato nominato direttore generale del Tesoro Riccardo Barbieri e confermato il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta. Approvato anche un provvedimento per gli anziani fragili e non autosufficienti. Previsto nello specifico il potenziamento dell'assistenza domiciliare con progetti individualizzati e per scongiurare il parcheggio degli anziani nelle strutture sanitarie. Si presta inoltre particolare attenzione ai caregiver e viene data maggiore diffusione alle cure palliative. Con questo provvedimento il governo sigla un patto per la terza età, ha sottolineato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un'opera d'arte contemporanea che riproduce in dimensioni originali, in 12 metri per 700 kg di peso, lo scheletro di una balena, illuminato al suo interno da lampade provenienti da tutto il mondo. È Grande Anima dell'artista Marcantonio, presentata all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma nell'area di imbarco A. Grande Anima vuole essere un invito a riflettere su quanto la natura sia nelle nostre mani, su quanto la bellezza naturale sia delicata e strettamente connessa al nostro comportamento. Con l'installazione di Grande Anima, Aeroporti di Roma vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del risparmio dell'acqua e del recupero della plastica, come spiega l'amministratore delegato di ADR, Marco Troncone. È un'anima che manda un messaggio importante a tutti i nostri passeggeri, ai nostri viaggiatori, è un messaggio di riconciliazione verso l'ambiente, è un'opera che ci dice che l'uomo è intimamente connesso con le altre specie animali e che bisogna aver cura l'un dell'altro e che c'è un equilibrio molto delicato, molto fragile che va preservato. È un messaggio naturalmente di attenzione all'ambiente, alla vita del pianeta e fa parte dei messaggi naturalmente del più ampio spettro della sostenibilità, che è una linea portante naturalmente anche della strategia di ADR. Alla presentazione dell'opera sono intervenuti anche il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e il presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone. Se anche un viaggiatore occasionale, grazie alla sua opera, può, come dire, soffermare la propria mente sui grandi temi della sostenibilità e della tutela del pianeta, questo è già di per sé un'opera buona. È sicuramente una grande intuizione, siamo qui insieme al ministro San Giuliano, quindi il governo e il Parlamento, che io rappresento come Commissione Cultura, per omaggiare una scelta importante dell'ADR, a cui facciamo i complimenti, e per valorizzare i nostri artisti con delle opere che fanno anche pensare. Finalmente il Gran Caffè Gambrinus tornerà alla sua intera dimensione storica. Lo smembramento che era stato fatto negli anni viene eliminato, ma soprattutto si continua quell'opera benemerita che abbiamo avviato io personalmente nel 1990, ma loro l'avevano fatta anche prima, quando da consigliere regionale entrai e vidi la sede del Banco di Napoli, che si trovava esattamente nelle sale che erano bellissime, e quindi mi sorpresi. Da deputato convinsi Vittorio Sgarbi, all'epoca anche lui parlamentare, a venire a guardare la bellezza di quelle sale e iniziai una campagna che poi, grazie alla presidenza di Amato Lamberti, presidente dei Verdi, che riuscimmo a eleggere nel 95, finalmente nel 2000-2001 fu restituito al Gambrinus un pezzo rilevante
tra l'altro di grande pregio artistico, dove ci sono attualmente le sale. E ricordo che allora anche da Ministro dell'Agricoltura riuscì a sostenere questa bellissima iniziativa di recupero di un'immagine simbolo della città di Napoli. E poi bisognava recuperare il resto. Abbiamo scoperto che c'era un altro pezzo che era stato destinato a dei negozi, e l'appello io l'ho rivolto a Gaetano Manfredi, e devo dire che lo ringrazio per essere riuscito a portare a termine quell'opera che avviammo con Amato Lamberti, perché è bello restituire alla città l'integrità di un luogo storico. E ricordo che al sindaco Manfredi gli chiesi tre cose per il centro della città, tre cose simboliche, poi ci sono tanti problemi a Napoli. La prima era completare la ridefinizione del Gambrinus come era all'epoca. Secondo, sistemare la Galleria di Napoli, che non ha niente di meno di quella di Milano, ma è un lavoro, io so, abbastanza complicato, perché sono anni che mi batto. E infine, risistemare e riqualificare il porticato della Basilica di San Francesco di Paolo su Piazza Plebiscito. Io credo che noi dobbiamo lanciare con forza una riqualificazione di tutta la città di Napoli, però alcuni luoghi simboli sono un segnale positivo, come lo fu la penalizzazione che riuscimmo a ottenere di Piazza Plebiscito e poi quella di Via Toledo. Ovviamente si può fare meglio, quindi auguri al Gambrinus e anche ai gestori che negli anni sono stati un esempio di ospitalità, di attenzione, di correttezza nella gestione di un patrimonio così importante. Io credo che i grandi locali storici italiani possono oggi festeggiare questo momento di recupero del Gran Caffè Gambrinus. Sono disponibili online due volumi della collana Cosa mangerà da grande? Ricette per diete metaboliche speciali, realizzata dall'Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie. I ricettari forniscono materiali di educazione alimentare utili nell'affrontare le difficoltà rappresentate dalle dietoterapie, migliorando la conoscenza delle materie prime e delle tecniche di preparazione culinarie. La collana ha avuto il patrocinio della Società Italiana Malattie Metaboliche Ereditarie e Screening Neonatale, della Rete Europea dei Centri per le Malattie Metaboliche e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il commento di Manuela Vaccarotto, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie. Le malattie metaboliche ereditarie sono malattie genetiche del metabolismo, vengono ereditate dai neonati, dai loro genitori, e ad oggi sono oltre 1750 quelle conosciute. Fortunatamente in Italia è attivo da qualche anno un test alla nascita. Si chiama lo screening neonatale esteso e riesce a individuarne oltre 50. Il bambino così precocemente identificato viene subito preso in carico e trattato con integratori e la dietoterapia. Cioè il cibo diventa per il neonato la sua terapia, perché gli viene dato tutto quello che il neonato può metabolizzare, escludendo i prodotti, gli aminoacidi, che lui non riesce a sintetizzare. Oggi fortunatamente, grazie all'evolversi delle conoscenze mediche e di nutrizione e dei servizi pensati per chi è affetto da una malattia metabolica ereditaria, i pazienti possono avere una vita quasi del tutto normale e soddisfacente, grazie appunto a una terapia dietetico-nutrizionale iniziata precocemente, e può cambiare la prospettiva di vita dei pazienti, costituendo una vera e propria medicina a cui devono sottostare però per tutta la vita. La nostra associazione ha attivato negli anni molti progetti per i pazienti e le famiglie per l'aspetto cruciale della dietoterapia. L'ultimo in ordine di tempo è la collana Cosa mangerà da grande? Ricette per diete metaboliche speciali. Una collana che è composta da 5 ricettari che rispondono in modo specifico alle esigenze a livello dietetico di molte delle malattie metaboliche ereditarie conosciute, e che vuole essere un supporto pratico per le famiglie che ogni giorno devono confrontarsi con limiti di una dieta. Uno strumento utile per aiutare a rendere il cibo, il rapporto con il cibo, soprattutto dei bambini, meno problematico e migliorare la qualità di vita delle famiglie, cercando di rendere più lievi gli scogli e le difficoltà per la gestione delle diete. Sono ricette che sono state appositamente studiate da una dietista esperta, la dottoressa Dianin, che lavora presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nel Centro di Cura delle Malattie Metaboliche Ereditarie. Al momento sono stati pubblicati i primi due volumi, ricette a basso contenuto di proteine o ipoproteiche,
e ricette a basso contenuto di grassi o ipolipidiche. Del primo e del secondo volume abbiamo già consegnato alle famiglie di tutta Italia oltre 450 copie. Il volume terzo, ricette prive di lattosio e galattosio, e il quarto, ricette prive di fruttosio, sono in preparazione. In queste settimane saranno pronti rispettivamente entro giugno e dicembre. La collana ha goduto anche del supporto non condizionato di Alexio AstraZeneca Rare Disease. Il progetto della collana dei 5 ricettari per le diete metaboliche speciali è stato selezionato anche da Scienza Partecipata per il miglioramento della qualità della vita delle persone con malattie rare, che è un progetto coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. Il 2022 è stato un anno nero per la raccolta di plasma. Ne sono stati raccolti 842.949 kg, circa 20.000 in meno rispetto al 2021. Il calo percentuale del 2,3% fa sì che la raccolta della parte liquida del sangue necessaria alla produzione di farmaci salvavita sia addirittura inferiore ai livelli del 2020, quando i mesi di lockdown avevano fatto sentire i loro effetti su tutto il sistema sanitario nazionale. La causa principale del crollo della raccolta è legata all'andamento dell'epidemia di Covid e in particolare alla variante Omicron, come dimostrato nei monitoraggi mensili pubblicati sul sito del Centro Nazionale Sangue. In corrispondenza dei picchi di contagi segnalati a gennaio, aprile e luglio, infatti, sono corrisposte brusche frenate nella raccolta di plasma. Questi numeri, dopo la ripresa registrata l'anno scorso, allontanano ulteriormente l'Italia dall'obiettivo autosufficienza. Per soddisfare il fabbisogno di medicinali plasma derivati come l'albumina e le immunoglobuline, il nostro paese è costretto a rivolgersi sempre maggiormente al mercato estero. L'Italia importa principalmente dagli Stati Uniti e questo ha comportato, da un lato, un aumento dei prezzi di questi prodotti e, dall'altro, il rischio che in futuro sarà difficile reperire farmaci utilizzati largamente anche in terapie salvavita. Da uno studio pubblicato sulla rivista Embo Molecular Medicine emergono nuovi elementi per la cura della distrofia muscolare di Duchenne, una delle più frequenti forme di miopatia ereditaria, la cui conseguenza è un progressivo e irreversibile indebolimento della struttura e della funzione dei muscoli scheletrici. Ricercatori dell'Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pozzuoli, coordinati da Fabio Arturo Iannotti e da Vincenzo Di Marzo, hanno dimostrato che specifiche famiglie di batteri simbiotici, fisiologicamente necessarie per il benessere dell'organismo, sono compromesse dalla patologia, una condizione definita come disbiosi intestinale. Nei pazienti è necessaria la produzione di specifiche molecole da parte dei batteri intestinali simbiotici, come il butirrato, utili a contrastare i processi infiammatori e muscolodegenerativi. Il commento di Fabio Arturo Iannotti, ricercatore dell'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Pozzuoli. Attraverso la nostra attività di ricerca noi siamo riusciti a dimostrare che c'è un ruolo importante di comunicazione tra l'intestino, ed in particolare i batteri simbiotici, o anche definiti buoni, e i muscoli scheletrici, nel corso di questa che è una delle patologie più frequenti e detrimenti muscolari, chiamata distrofia muscolare di Duchenne. In breve, attraverso il nostro studio siamo riusciti a dimostrare come siano specifiche molecole prodotte esclusivamente dai batteri intestinali simbiotici ad aiutare i processi di rigenerazione muscolare in corso di patologia. Ovviamente è soltanto l'inizio di una storia che presumibilmente avrà un lungo corso, in quanto siamo soltanto all'inizio della definizione di meccanismi che sono molto più complessi e che in tutta probabilità non sono soltanto bidirezionali, nel senso che non regolano soltanto il benessere dell'intestino e il benessere dell'intestino a sua volta quello del muscolo scheletrico, ma presumibilmente è una complessità nettamente più vasta che coinvolge anche la fisiologia di altri organi e tessuti del nostro organismo. Nel corso dei prossimi anni in particolare ci focalizzeremo non soltanto sulla comunicazione bidirezionale che c'è
tra l'intestino, quindi batteri simbiotici, dei muscoli scheletrici, ma anche guarderemo anche agli aspetti neurologici e quindi alla comunicazione tra l'intestino ed il cervello. Questo perché in questa specifica miopatia non è soltanto l'apparato muscolo-scheletrico ad essere coinvolto, ma c'è anche una compromissione della sfera neurocognitiva e neurologica. Le aziende editoriali italiane riceveranno un compenso equo e proporzionato per i contenuti giornalistici che i giganti di internet, da Google a Facebook alle altre piattaforme digitali, diffondono in rete. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'AGCOM, ha approvato con un solo voto contrario il regolamento in materia di determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, dando così attuazione alla legge sul diritto d'autore che a sua volta recepisce in pieno la direttiva europea sul copyright. In pratica l'AGCOM sancisce che ogni contenuto professionale distribuito dai media, una volta accolto dal web, debba ricevere un equo compenso e non ricadere a pioggia senza profitti. Le inserzioni pubblicitarie visibili in internet e inserite dentro questi contenuti garantiranno quindi dei ricavi anche agli editori e ai giornalisti che li producono e non saranno più appannaggio esclusivo dei colossi del web, come funziona invece oggi con evidente paradosso. Lapidario il presidente della AGCOM, Giacomo Lasorella. La qualità è fatica e va remunerata, ha detto mettendo un punto fermo in quella che per troppi anni si è presentata come una giungla digitale. Tossetta grassa o secca, gola che pizzica o anche semplicemente gola irritata perché siamo stati in un ambiente con dell'aria troppo secca. Ecco una tisana che possiamo dire che è alleata appunto della tosse e della gola. Ovviamente non sostituisce la cura del medico, ma è quell'aiuto naturale che può venirci in soccorso. Come la prepariamo? Utilizziamo del timo. Il timo è altamente benefico proprio per le alte vie respiratorie. Ha proprietà calmanti e anche espettoranti. Andiamo ad abbinare con l'eucalipto. L'eucalipto ha proprietà balsamiche, infatti si usa anche fare su fumigi proprio con l'eucalipto. E la menta, anche la menta aiuta proprio alleata in caso di tosse perché anche calmante appunto delle mucose. Come lo prepariamo? Prendiamo un cucchiaino generoso di eucalipto in una tisaniera per 250 ml di acqua. Allora, un cucchiaino di timo, un cucchiaino di eucalipto e possiamo utilizzare della menta fresca o anche della menta essiccata. Nel caso di menta fresca io vi consiglio di prendere le foglie e di spezzettarle in modo tale, proprio come sto facendo, in modo tale che poi l'acqua calda che andrete a versare favorirà proprio lo scioglimento, diciamo, degli oli essenziali contenuti all'interno della menta fresca. Ecco qui, ne ho preso un altro pochino. Se utilizzate la menta essiccata basterà mezzo cucchiaino, dopodiché andate a versare dell'acqua bollente in questo modo. Mi raccomando, io lo ripeto ad ogni video dei sorsi di benessere, coprite la tisana quando la lasciate in infusione in modo tale che i vapori rimangano all'interno della tisaniera e non si rischi di disperdere le proprietà delle piante che andiamo ad inserire all'interno della tisana, perché alcune proprietà sono volatili e quindi possono venire disperse con il vapore. Ecco qui, la nostra tisana ha riposato. Potete dolcificarla con del miele, per esempio anche del miele di eucalipto, che insomma aiuta anche proprio così ad avere questo effetto sia balsamico che calmante sulla gola, oppure un altro tipo di miele, anche un miele mille fiori. Comunque il miele aiuta proprio a calmare la tosse.